Luchadores e funambolici fustigatori di fruncoli, ben ritrovati dal vostro Silverio, dal nostro impavido Silverius. Abbiamo sconfitto Malo Iago e niente, adesso dobbiamo cercare di raggiungere Mordegon e sculacchiarla come un papavero. Abbiamo rimpinguato tutti i punti salute di tutti quanti, sinceramente non me l'aspettavo, ma tant'è che Ale. Ok, scusate, è pura curiosità mia. Ok, non c'è nulla di sotto. Non che fosse raggiungibile, l'avevo visto, ma ero curioso di vedere se fosse proprio il cucuzzolo della torre che abbiamo percorso. Scusate i rantoli, ma c'ho una certa età. Abbiamo il teletrasportone, ma attenzione, non ci sentiamo pronti. Sento che siamo titubanti. E Ale. I sense pure evil on the other side. Ma no, sei un genio del male, eh? Mordegon. At last the time has come to face him. Yeah! Rock and roll. Ok. Vediamo un po' cosa andremo a combinare. Ovvio. Hey, no fair! Let me go! Beh, dipende da chi ti abbraccia, furbacchione. Can't... Ok, sono i fantasmi del Natale passato tutti insieme. Did you think me beaten? Did you think you had Sì, ma io sono innocente, me? Adesso ti tiro un papavero. Didn't we beat all of these guys? Ciao. By all means go to face my master luminary. No. Bene. I swore an oath. I am the Luminary's sword, his shield, his unswerving companion. Occhio. We all are. We're in this together. Ok, if posso andare solo con lei. Mi infratto un attimino, lascio in pace pure il tuo capo. Aye. If you think I'm missing my chance to get revenge for my... Don't worry, darling. I'm with you all the way. We're going to bring... Yes, I promised Veronica I would finish this. You heard. We're in this together. I'm supposed to help the Luminary. Onda! No, vabbè. Scusate, no. Purtroppo, e per fortuna, le contaminazioni dragonballesche ci sono, ma è una figata, eh. A me sta piacendo tantissimo, a parte appunto qualche piccolo elemento che mi fa storcere il naso, tipo la mancanza di possibilità di fare scelte vere e proprie, però, beh, dai, non mi posso lamentare. La storia è appassionante. I'm not beaten. Tu che supplichi? It is over. No, I cannot die. Cioè, persino quei superpoteri. Però calcola che noi ti abbiamo menato, ma eravamo in 7, in 4 almeno. But in truth it is I who always followed in. You were the one who spurred me on. The light. Without you I would never have become. Beh, ce l'ha un po' del pistola, eh. Hendrik. Limone, limone, limone. No, vabbè, scusa. Buona, l'hai umiliato veramente così. Ci hai fatto capire che era un cretino. C'è il ciondolo. Il ciccio ciondolo. Bene, non sono bei momenti. It is time. Mordegon must pay. Sono 27,54 euro. Però se ha la tessera fedeltà le possiamo fare uno sconto, oppure regalarle un pupazzetto di Snoopy da attaccare in macchina. Vedo un po' lei. No. Non voglio andarci. Voglio farmi i cacchi miei. No, scusate. A posto. Cioè... Tanto sbattimento. Minchione. Allora, 219.
Ciao. Benissimo, perfetto. A posto, ci siamo. Ma non è che magari... Aspetta un po'. No. Forse però... Ah, del... Fottiti. Sì, ok. Spero che non ci faccia togliere le scarpe, che non sia così formale, sinceramente, perché veramente, guarda, cioè, con tutto il bene che ti voglio... Silver, tu vuoi bene a Mordegon? No, in realtà no, ma... Non è che magari c'ho un bauletto, qualcosa, un pan bauletto, non c'è... vabbè, peccato, peccato. Scrigni nascosti in ogni dove. Qua non piovono i seruncoli dal cielo. È odioso quando arrivi e ti ritrovi di fronte agli elementi sgranati e che poi... No. Vabbè. No, stavo dicendo, logicamente io non sto usando una Play Pro, quindi per ora va bene così. Non stiamo proprio a paraciufolarcela troppo e vabbè. Ah, tu te ne sei proprio spaparanzato di comodo. Come se non fossero affari tuoi, eh. Va bene. So you have come, Luminary. No, sembra a te. But you are too late. The source of life is no more. E quindi sei contento? The tear is veiled in darkness. And... Vai, vai, facciamo finito, ordiniamo 4 pizze, non parliamone più. Per me 4 pizze, poi tu fai quello che vuoi. Non fanno consegne a domicilio da queste parti, eh? Bene. Yggdrasil is dead. You are not but leaves. Ma non sei uscito a ucciderci. Ma sbaglio, è più grosso. Molto più grosso. Dannatamente più grosso. Fottutamente più grosso. Ok, abbiamo capito che ti piace Soul Calibur, va bene. Te lo concedo. Togo. Però c'è il naso da maiale. Your eyes shine with a sickening light, just as did those of the hero of old. E tu hai delle orecchie a punta. Fools. Why do you never learn? Love, hope, dreams, worthless, mere words. And yet your faith in them refuses to die. Come cattivo è veramente figo, eh? But no longer. I shall carve a despair. No, non abbiamo paura di te. Abbiamo combattuto contro un cetriolo e ne siamo usciti vincitori anche noi. Più di un cetriolo. Ok. Siamo nel merdacchio, ragazzi. Allora. Andiamo con ordine. Io credo che qua servirà una strategia molto, molto arguta. Ok. Bene. Tu fai la cortesia di tirarla doppia, grazie. Porca miseria, quando serve questa non fa un cacchio per... Perché? 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 Vabbè, ci ragioneremo su un momento dopo. Ok. Ok. Va bene. Credo che io stia sbagliando qualcosa perché mi serve Rab, porca miseria. Aspetta un momento. Chi ci leviamo dalle pigne? Eric o Jade? In questo momento direi Jade.
Ok, speriamo diventi pimpante il vecchio. Ok. Ciao. Io ci provo intanto. Ok, almeno subisce danni abbastanza regolari. E vabbè. Ma sei uno stronzo. Ma molto stronzo. Che me ne faccio delle... Presumo che tu sia diventi nuovamente inutile. Vediamo se funziona al doppio, boh. Devo provare a far ritornare dei nostri il rabbino. Shadows, hear me! Non ne arrivi di basta? Bene. Meraviglioso. Ok. Torniamo al cerchio magico. Tecniche, lancio stellare, vediamo un po'. Meglio che un ceffone nei denti. Vediamo. Cerchiamo di ragionare colpo per colpo, perché non è semplicissimissima. Se mi raddoppi questa ti piglio a schiaffi poi io in privato, eh? Ok. Tutti gli incantesimi. No, questo non serve assolutamente a niente. Fa anche molti attacchi fisici. Sì, ridi. È bellissimo, se uno ci ragiona. E se provassi a... O la pioggia dei giusti. Andiamo prima di pioggia dei giusti. Pull your socks up. Che dà poco, ma è sempre meglio che niente. A parte quello tutto bene, no? Porca miseria. Heads up! Beh, mi sembra che tutto sommato facciamo la nostra buona dose di danno. La facciamo? Abbiamo bisogno di difesa, non ce n'è di palle. Ok. Benissimo. Per cui possiamo provare ad attaccare. Sdoppiami questo. Dai, sdoppiamelo. Ok.
Sei un citrullo. Vabbè. Vediamo se il sorgimasso fa altrettanto danno. Perché giustamente io ho mandato sposto a montagna, ma in realtà non era quello che ci serviva. Vabbè. Ok. Incantesimi, maxi cura. 164 potrebbe bastare, dai. Sì, però te cerca di sdoppiarmi qualcosa, Cribbio. Ma che... Bene. Tutto a posto, in pratica. Speriamo che funzioni. Grazie. Ciappa lì e ciuccia. No, niente ciuccia. Ok. Equipaggiamento, torniamo a qualcosa che possa servire a... Boh, proviamoci. Ci credo poco, però. Ma che... Cioè, le idiozie sparate a spugna, praticamente... Vabbè, io insisto con questo. Oh, meno male che sdoppio l'incantesimo una volta ogni tanto. Ok. Tira sto multicura. Ok. Oro pelle. Oh, bello. Benissimo. Ok. Allora. Ah. Ok. Sì. Benissimo. Ok. Dobbiamo cercare di abbassare le sue capacità difensive, eh. Speriamo che funzioni. Lo supponevo, quindi. Ok, quindi mettiamo ancora un po' di difesa in più. Abbiamo capito che ce le hai tutte, insomma. Yeah! Bravo Silverius, per una volta. Allora. È più efficace comunque questo. Don't
Tanto se mi muore mi resuscita. Quindi era meglio rischiare di tirare due colpi. Ok. Bene. Rabbino, è il tuo momento. Ok, speravo meglio, però vabbè. Ok. Perfetto. Grazie. Ok. Ok. Don't worry. Vabbè, figurati. Ma sdoppiami le magie che mi servono, testuggine marittima. Ah. Cerchiamo di fargli del male fisico. Bene, a parte quello tutto a posto. Allora, ha un gruppo di nemici, quindi nulla. Torniamo allora al cerchio magico. Ok. No, tecniche lancio stellare di nuovo. Tiriamo dei sifoni che te li raccomando. Benissimo. Non è bastato, che meraviglia. Cerchiamo di tenere allegra e vivace come una petunia. Ok. Bon. Allegria. Heads up. È dura non sapere a che punto sono, eh. È duro non sapere a che punto sono. Allora, io vado ancora di questo. Boh, il fatto che ci siamo liberati del collega mi va benissimo. Ok. Abbiamo bisogno che diventi pimpante, vecchio scorreggione. Bene. Benissimo. Vai. L'hai pistufolato? Ma sì! Ma sì! Vi ricordo che questa non è la battaglia finale, eh! Cioè, pensare che dei mob sono riusciti a farmi fuori tre personaggi e intanto la prima parte della battaglia, perché ci sarà... Adesso diventerà piccolo come Freezer! But I'm tired. Mordigan, master of all things. Ma se sei il signore padrone di tutte le cose, perché tutto sto casino? Tieni in ordine la tua cameretta. I call upon the power of the sword. Ma noi abbiamo la spada della luce. Cioè, tipo, se non posso averlo io, non l'avrà nessuno.
Fermilo, Lucente, fermilo! Cioè, questo è diventato grande come il palazzo. Sti gran cacchi. Children of Incasil, denizens of light, I will snuff out your lives. Ma ci tieni tanto a giocare sempre con noi per sempre per tutta la vita? Abbiamo recuperato tutto. Va bene, vediamo se mi rende l'idea. No. Ok, non so se sia stata la scelta giusta, ma... Sono contento che ti faccio ridere. Contentissimo che ti faccio ridere. Andiamo subito di. Vabbè, cominciamo con super difesa multipla, poi vediamo se è il caso di fare la barriera magica. I hope this helps. Brava, 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 brava. Oh, bene. Ok. Vai, va bene. Sprechiamola subito. Vediamo un po' quanti danni possiamo portare a segno. E te credo che ride. Ma baffa cucchiaio, ma... Allora aspetta. No, beh, me. Mi ricordo che quando si fa uno scambio in schieramento non si può combattere subito con il ciccio selezionato. Ok. Cioè è quasi più efficace il quadricolpo da solo. Quanto sei pistola però, eh. Quanto sei pistola. Continuiamo con la pioggia dei giusti, va. E tutto fa broda. Grazie. Ok. Devo cercare di trovare una finestra di difensiva. Va benissimo. Vediamo se funziona con un drago. No, pessima mossa. Allora, tecniche. Questa ci sarà preziosissima.
Rab non volercene. Ok. Un membro del gruppo e cerchiamo di mantenere più protetta Serena. Ok. No, cazzarola, mi sono accorto dopo che errore, ho sprecato un punto. Ho capito che ridi. Meno male. Meno male che non sono l'unico che spreca le cose. Comincio a pensare che questa non sia l'arma migliore che possiamo schierare. Adesso provo a cambiarla, eh. Adesso provo a cambiarla. Allora. Speriamo funzioni. See how you like this. Ok. Cower worms. Sono dati il cambietto. Bene. La battaglia è divertentissima. Allora. Io continuo con la cosa dei giusti che, come detto, aiuta. Mefistoferico. Lo so, potevo sfruttarla, ok. Ok. Cioè no, aspetta. Spada delle stelle. No, vabbè, proviamo questa, dai. Proviamo con questa. Ma che è più o meno uguale. Bene, situazioni del cacchio ne abbiamo? Allora. Facciamo risorgere Rab. E speriamo che funzioni, sennò abbiamo chiuso il circo. Ok. Ok. You must protect yourself. No. Ah! Grazie! Ne avevo giusto bisogno. Mi sale molto lo yeah. Vediamo se questo è più efficace. Ma quasi sì, spendiamo meno. Grazie. Grazie. Meglio che una sberla dietro le orecchie. Un gruppo di nemici però. Beh, non abbiamo grandi. Bah. You shall not prevail. Vediamo se riusciamo a fargli calare. Sì, cala, benissimo. Ok.
Smettila di ridere, sei irritante! We're not done yet. Ah, ma sparisce l'effetto di Serena. Ok. Ok, ok, ok. Perhaps this will help. Cower worms! Persisti, bravissimo. Benissimo. Mi riempi di gioia. Benissimo. Bene. Cioè, gradirei poter tirare. Ah no, ok. Ok, 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 perfetto, perfetto. Ora le cose cambiano. Ora le cose cambiano. Perfetto. We'll soon have that patched up. Bene. Ok. Possiamo attaccarli tutti e due insieme. Apprezzo la tua stoica difesa. Ok. Ah, ma mi sta masticando, per quello che non vedevo. Ah, masticazzi. Bene. Io persisto con la grazia della dea. Potevo mettere a difesa degli elementi, ma giustamente non sapevo a cosa dava incontro, quindi. Bene. Grande babumba. Ma vi rendete conto che io mi ero mica accorto che mancava Hendrik? Come sono messo male. Vabbè. Ok. Perfetto. Ah, ah, non lo fa, non lo fa, non lo fare. Non lo fare. Non lo fare. Allora. Non lo fare, non lo fare, non lo fare. Che faccio? Aumento la nostra difesa, dai, ancora. Piuttosto che far calare la sua. Ecco, la Nina Nana su Serena mi ci voleva proprio, Bene. No, è infettato, quindi. Pull your socks up. Cerchiamo di tenere viva la ciurma. Quindi? Ah, bellissimo. Sti cazzi. Sti cazzissimi. Cower worms! Ok, grazie. Un
Benissimo. Altre buone notizie ne abbiamo? No. Ovviamente avrei bisogno di lanciare un detox, ma non posso. Ok. Don't worry, I'm here to help. Vabbè. Allora, sei un po' stronza però quando fai così. Ok, fantastico. Cosa volere di più da una giornata di pioggia? Ok, fantastico. Mi aspettavo diventassi più pimpante, anche perché ti abbiamo aumentato la probabilità di diventarlo. Sei una brutta persona. Allora, devo agire così anche se non era quello che volevo fare. Tieni me li sani per quel tanto che puoi. Vabbè. No, non mi vale la pena. Teniamo sveglio Silverius prima che me lo sifoni. Ok. No, cazzarola. Ho perso la pimpanza però. Vabbè. I'm not done yet. È comunque impressionante quanto sia resistente Hendrik. Benissimo. Ok. Ma una buona notizia ogni tanto. Non dico tanto, eh. You shall not prevail. Ah, che pacco. Grab. Grazie. Vabbè, Serena, ma c'è una chiavica, Livio. Sentiamo il tutto per tutto. Vabbè, ci speravo. Ale. Bene. Sì, tu sei KO. Manteniamo sane le truppe in questo momento nefasto. Ma svegliati, Cribbio. Io insisto, insisto almeno su uno dei due. Diventano pimpanti solo loro. Qualcuno può cortesemente... vabbè, non saremo mai pimpanti in coppia, Rab, che te devo dire?
Che te devo dire? Niente, non si sveglierà mai più. No, devo tenere. Ma posso cambiarla, Serena? Scusate, Non credo, però ci provo. You rang, honey? Certo, una meraviglia. No, che sto facendo? Allora, tecniche, spacca elmi. Porco demonio. Porco demonio. Oh. 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 Ok. Ok. Benissimo. Ok. You shall not prevail. Porca miseria. Però però. Aspetta. Com'era? Ok. Wakey, wakey! Tanto amore nei tuoi confronti. Lo vedo disperato, proviamola. Vabbè, non è bastato. Incantesimi, ipercura. You must protect yourself. Non grazie. Ah! Ah! Ok. Ok, ok, ok. Non posso multicurarti per ora, ma va bene così. Ok. Ok. No. No. Vediamo, spero che Serena non stia ancora dormendo. Sì, è ancora appisolata profondamente, è avvelenata, macilenta, le ha addosso tutte. Ok. Vediamo se funziona. Cerchiamo di trarre il meglio da quel poco che abbiamo, ma... Ok. Tanto siamo a 50 minuti. Una sfidona praticamente. Questo dovrebbe essere volante come concetto. Cioè. Ok. Perfetto. Di grazia, si può svegliare, signorina? Io non lo so, non lo so se sto usando la tecnica giusta. Non si sveglia nemmeno.
Però sta lampeggiando, meno male. Ah, solo 100 stavolta. Ah. Oh! 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 Non ci credo. Per una scelta stilistica della Square Enix ho appena scoperto che il finale non può essere registrato, per evitare probabilmente spoiler, divulgazioni e via dicendo, non lo so, scelte che non mi piacciono per niente, però che vi devo dire, l'avessi saputo prima avrei preso le mie contromisure e via dicendo. Non vogliatemene, ve lo descriverò al volo il finale perché non è tanto lungo e tanto complicato, e come vedete c'è continua l'avventura, perché dopo i titoli di coda compare continua, perché la storia va avanti, quindi non scappate. In pratica c'è la scena della disperazione di Mordegon con l'esplosione, quello dice non può essere, esplode tutto, crolla il castello e noi scappiamo, scena di pochi secondi, noi scappiamo, però ci troviamo in un vicolo cieco mentre tutto sta crollando e di fronte a noi il vuoto, arriva la balenottera a salvarci mentre il castello crolla in mille briciole. E la balenottera ci porta in salvo, noi osserviamo dalla distanza il castello che si distrugge e si polverizza, e da questa polvere nascono delle piccole scintille che si depositano su questo albero morto che è l'Yggdrasil sulla terra, che ritorna a vivere, risorge e decolla tornando a stagliarsi in cielo. Parte l'attimo poesia, Serena suona l'arpa e il gioco finisce così, per ora. Partono i titoli di coda, in cui c'è una finestrella con delle scene animate che vedono ritornare i personaggi alle loro terre, tipo Sylvian che torna a Valor, si ricongiunge alla sua combricola e a suo padre, Rab che decide di fermarsi alla tomba del genero e della figlia a pregare e vuole essere lasciato da solo, Eric che si ricongiunge alla sorella, Serena che rimane ad Alboria e tutta la gente del paese che ci ringrazia, e noi che con Hendrik e Jade torniamo all'ultimo baluardo, ci ricongiungiamo con tutti quanti e facciamo ritrovare appunto anche Jade e suo padre, scena proprio di poesia bucolica, fantastica, stupenda. Tutti poi ritornano all'ultimo baluardo, c'è la ricongiunzione dei personaggi che guardano verso il cielo con uno sguardo di speranza volto al futuro. Fine, compare la scritta The End. Poi però il paese in pace, Yggdrasil rifiorito, titolo a schermo, e anni dopo i nostri amici, i nostri compari, si ritrovano ad Alboria per commemorare la compianta Veronica. E poi compare la scritta continua. Quindi qui parte la seconda run, che faremo di nuovo insieme. Purtroppo presumo che il gran finale che arriverà a suo tempo sarà di nuovo tagliato. Non me ne vogliate, non è colpa mia, spero che non sia una delusione troppo grande. Io ora non schiaccerò continua l'avventura, perché ricominceremo da qui nel prossimo video, perché purtroppo siamo agli sgoccioli coi tempi, perché questo è stato lungo, e se dovesse partire una cutscene particolarmente lunga non potrei includerla nel video. Quindi nel prossimo fantasticissimo episodio di Dragon Quest 11 continueremo le avventure di Silverius e la sua allegra brigata, possiamo dire così, anche perché le cose da fare sono ancora una marea, non abbiamo la chiave per aprire ancora tutte quelle cellette, quelle porte, abbiamo una marea di cose da forgiare, e dopo che è scomparsa la scritta continua, un'inquadratura dal cielo su uno di quei pistoni d'atterraggio per balenottere volanti, uno di quei fantasmini vicino all'ingranaggio che, se noi non avessimo esplorato, ignoreremmo che è l'ingranaggio che apre il tempio in quel livello, in quella zona piena di quei fantasmini bianchi. Quindi partiremo anche alla caccia di quell'ingranaggio per vedere cosa il tempio nasconde. Luchadores, io intanto per questa prima parte dell'avventura vi ringrazio. Vi ringrazio e vi prego di non volermene se il video è stato tagliato. Purtroppo sapete che io non ho macchinari per l'acquisizione video e devo affidarmi in tutto e per tutto a PlayStation. Quindi noi ci vediamo nel prossimo fantastico episodio. Ciao ciao!